Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale ZoPlayers. Siamo su un nuovissimo titolo, The Hell Architect Prologo. Il titolo è uscito il 9 giugno, è completamente gratuito, anche perché questo è un piccolo assaggio di ciò che sarà effettivamente Hell Architect, versione completa, versione integrale, che dovrebbe uscire nel 2021. Dico dovrebbe, ragazzi, perché momentaneamente non ha una data ufficiale d'uscita. E cosa andremo a fare nell'Architect? In primis, ragazzi, è un gestionale, quindi noi andremo a gestire, ad amministrare l'inferno, gli inferi. Dobbiamo aumentarne la produttività fino ad arrivare agli occhi, a stupire il nostro boss, il capoccia, che appunto è il diavolo o Satana o Belzebù, come preferite, ragazzi. Direi in questo primissimo gameplay, ragazzi, visto che è un gestionale, di non partire con una partita libera, ma di dargli un'occhiata insieme tramite il tutorial, quindi scenari tutorial. Non hai abbastanza tempo a disposizione per una partita lunga, stai cercando vere sfide, gli scenari sono quello che fanno per te. Gli eventi speciali ti faranno entrare all'inferno anche quando non hai abbastanza tempo per creare e sviluppare il tuo impero a lungo termine. Quindi ragazzi, ripeto, essendo un gestionale, se non abbiamo delle basi solide, non riusciamo a capire come funziona il tutto e che possibilità abbiamo, è un po' un problema. Quindi si parte col tutorial. Seleziona il livello di difficoltà, è veramente ganza questa cosa qui, raga, come sono rappresentati i livelli di difficoltà, quindi paradiso, tormento e inferno. Ora io nel tutorial non credo che sia importante, però andiamo col tormento. Modalità media, si parte, via, premi la barra spaziatrice. So, you're that new intern, huh? I'm Frank and I'm gonna train you for Junior Hell Manager. Ok, quindi Frank è il nostro insegnante. D'accordo. Let's start with essentials. A currency is suffering, obtained by torturing sinners. It's suffering that makes everything work here in hell. Quindi, giustamente, essendo all'inferno, ragazzi, la sofferenza è la nostra valuta e si ottiene torturando i vari peccatori. And some technicalities. Use middle click or WASD keys to navigate through your hell. Use left click or right click to select or cancel respectively. For more details, go to controls and then options. D'accordo, quindi vabbè, classico, con WASD ci muoviamo nell'ambiente di gioco. Unica cosa, ragazzi, io nelle impostazioni ho eliminato, c'era la possibilità di mettere censure, censurato. Ora, in un gioco del genere, ragazzi, attivare la censura mi pare ridicola la cosa, ed effettivamente i nostri peccatori hanno i pendagli al vento e le nostre peccatrici le bocce al vento. Però dai, raga, censurare un giochetto così, secondo me è una cazzata, quindi l'ho eliminata, okay, la censura. Get to work. Dig some dirt, coal and metal. D'accordo, zio. Click on the dig icon on the bottom of the screen and then point to relevant tiles on the map. Ok, quindi si parte con le risorse, obiettivo, risorse di base, sporcizia e carbone. Quindi questa sporcizia qua ce la dà il terriccio, mentre carbone mi pare di aver visto qua qualcosa, tipo carbone grande, metallo piccolo. Direi di iniziare a scavare da questo lato, quindi là prendiamo una bella porzione di mappa, come funziona proprio come base tutti i gestionali, e si parte. In alto a sinistra, ragazzi, abbiamo la possibilità di aumentare il tempo come in qualsiasi gestionale, quindi velocità media o velocità a manetta. Do cazzo vado, ok. Questo è consigliato solo nei momenti in cui magari si devono raccattare delle risorse, raga. E per chi conosce i gestionali sa benissimo che se manteniamo attiva questa modalità qui, so cazzi perché. Ok, scale e pavimenti. E dicevo, ragazzi, mantenere attiva questa modalità qua aumenta le risorse anche richieste dei sim, quindi dei peccatori. In generale, proprio in qualsiasi gestionale. Ok, quindi pavimento e scale. Vediamo un attimino. Ma qua abbiamo una scala. Andiamo col pavimento prima. Ok, praticamente sono dei pavimenti sopraelevati per raggiungere zone in alto della mappa. D'accordo. Vabbè, potevo costruirne una, però ne ho costruiti due sezioni di pavimento, tanto per vedere come funziona, ragazzi. Quindi man mano che andremo a costruire il nostro inferno ideale, ci sposteremo anche in alto. Dovremmo spostarci in alto. Ok, è un oggetto di decorazione e si va, la torcia in questo caso qua, a costruirci questa piccola miglioria.
del nostro ambiente di gioco. Ok. How I love to look into that flame. Grande flame. But never mind. Time to look on the character's card. Open it to see more details. Do it by left clicking on any of the sinners. D'accordo, raga. Quindi ogni personaggio, ogni sim ha la sua scheda. E nella sua scheda possiamo vedere un attimino. At the top there is sanity. It indicates the sinner's level and grows automatically during torturing. The better a torturer is suited to a sinner, the faster sanity increases. Ok, quindi anche ogni peccatore ha la sua tortura ideale, per così dire, tra virgolette, per produrre più sofferenza. Ok, quindi bisogna anche vedere un attimino cosa costruire in seguito. Sanità mentale la manteniamo con le torture. Affamato, quindi anche all'inferno si mangia. Il peccatore lavora in modo efficiente solo quando è ben nutrito. Come si dice, ragazzi, sacco vuoto non sta in piedi. Assunzione di liquidi. All'inferno vale sempre la pena di mantenere i livelli soddisfatto. Ok, perché sennò non ci lavorano sti stronzi. Affaticato, dopo il lavoro i peccatori hanno bisogno di una buona nottata di riposo. Quindi anche all'inferno si riposa, ragazzi. Non è vero che si lavora soltanto. Vescica, è difficile lavorare quando c'è il bisogno urgente di fare pipì. Ok. Classico gestionale, d'accordo. Ok. One of the simplest torture devices is Iron Maiden. Let's start with that. Ok, si parte con le torture. Start with collecting the resources required to build it. Okay. You already have abbiamo abbastanza risorse. Build an Iron Maiden. You will find it among the other torture devices in torture category. Quindi costruiamo una vergine di Norimberga, sezione torture. La costruiamo, ragazzi, perché no? La piazziamo qua alle porte dell'inferno. Anzi, per meglio dire, alle porte degli inferi. Vai, zio. Grande mastro carpentiere. Teoricamente ora dovremmo partire con... ci dovrebbe mostrare come funziona il tutto. Ok, quindi scheda della Vergine di Norimberga. Now look at the empty sim slot at the bottom. Click on the green plus symbol to assign the first sinner and start generating suffering. Ok, quindi qua assegniamo un peccatore alla Vergine di Norimberga e si parte con la tortura. Quindi quello più vicino possibile? Vabbè. I see that production has started and is going quite well. Let us discuss it for a second. Look at the cycle block in the middle of the card. Ok, sezione ciclo, raga. Sim silhouettes, value of the ongoing cycle, and a corresponding icon. Ok, quindi ci sono le sagome di sim, che dovrebbero essere queste qua, o queste, quantomeno. E ogni struttura comincia un ciclo. Below the cycle is the sims panel. As you already know, clicking on the plus under an empty portrait. E questo l'abbiamo già fatto, abbiamo assegnato un peccatore a questa tortura. D'accordo. Quindi questa, teoricamente, ragazzi, da quello che ho capito, questa tortura qua ha 8 cicli. Ogni 8 cicli dovrebbe darci, qua stavo leggendo in alto, ho buttato un attimino l'occhio qua, abbiamo i vari materiali, sporcizia, carbone e metallo, ingredienti, non so cosa sia, ah ok, escrementi, carne, funghi, cibo, brodaglia puzzolente, pasto semplice, bevanda, acqua sporca o acqua pulita. Sì, ogni ciclo ci dà un tot di sofferenza, quindi 8 cicli, va bene, va bene. Dobbiamo costruire... Surely in jest. This is hell. It is not a place of luxuries. Think about improvements once you reach a higher status. Ok. Per il momento ci va bene la scatola di cartone. Dobbiamo recuperare un po' di risorse, perché se non possiamo costruirla. Ci va di qua. Accattiamoci tutta sta rovina qui, ragazzi. Aumentiamo anche un po' il tempo. Tanto quello lo lascio schiattare all'interno della Vergine di Norimberga, ragazzi. Ci produce un pochetto di sofferenza. E tanto qua sta aumentando. 136. 138. Quindi secondo me ogni ciclo ci dà 2 di sofferenza. Ok, ragazzi, possiamo costruire la scatola di cartone. E la piazzerei qua. Perché dopo una bella tortura, ragazzi, ci sta. Mi sa che i sim qua non possono salire. Ci sta una bella pennichella, dai. Fare così. Secondo me non ci vanno se no di là, ragazzi, è troppo alto. Però il tizio qua sta soffrendo a manetta. Ci ha raggiunto 172 nel mentre, ci ha raggiunto 172 di sofferenza.
so se stopparlo, ma stoppiamolo, dai. It is time to get acquainted with the provide card. Click on the paper box. Scatola di cartone, anche la scatola di cartone al suo, la sua scheda. You already know how cycles work, so I will not discuss them. The difference is that in provide type structures, the number of sims does not affect the duration of the cycle. It is always the same. D'accordo, quindi non aumentano il ciclo, non aumenta, nonostante magari abbiamo una comunità di sim ampia. Let the necessary resources first. Raccogliere le risorse necessarie, dovremmo esserci. Time to construct simple latrine. You'll find it in the, latrina, infatti il tizio deve andare in bagno. Ok, si costruisce la latrina nella sezione bevande. Latrina semplice, la seduta in legno non è molto confortevole, ma diciamoci la verità, non è il comfort che conta, assolutamente, è la produttività. Qua come nella realtà ce ne freghiamo degli operai, ragazzi, del comfort. Perché ciò che conta è fatturare, bisogna fatturare. Tanto costruisce solo questa, io non capisco, sta stronza qua invece. Dai una mano, merdosa. Allora, tra poco ci serviranno degli escrementi, non so perché non parla Frank. Va bene, ordina a un peccatore di produrli, usa il tasto sinistro del mouse, trascinare il peccatore e scaricarlo sulla latrina. Vabbè, è andato in automatico, cos'era, Matthew qua? Matthew, va bene. Talking about drinks, it's time to build a machine that converts excrements into dirty water. In acqua sporca. L'estrattore d'acqua. Ok. Spero di avercele. Intanto è spawnato un nuovo sim. Un attimo, zio. Non mi insultare così a gratis. Comunque, prossimo peccatore tra 8 minuti e 32 secondi. Dobbiamo costruire un estrattore d'acqua. Ok, piazziamolo a fianco alla latrina, visto che la sua funzione è quella di estrarre dagli escrementi dell'acqua sporca. You have to assign someone to work. Okay. To do this, click on the machine to open building card first. Là. Però io schiaccio qua più, ok, ma se io piglio un sim, no, non funziona così. Però funziona portandolo direttamente sulla macchina, ok. Ma mi sa che devo assegnarlo. Ah no, va in automatico sulla scheda, ok. At the moment of assigning a worker, a sinner matching the structure skill will be selected. If possible. Allora, perfetto, quindi riepilogando velocemente, praticamente ogni struttura di questo tipo necessita un lavoratore, i sim hanno già le capacità adatte a varie strutture, quindi si appresterà ad utilizzare quella struttura lì, il sim che ha le capacità più idonee per lavorare in questa struttura. Note if there is a large exclamation mark in the upper right corner of the building, it means a lack of resources, and a lack of resources will allow you to assign a character to a building. Allora, quando mancano le risorse, giustamente, il macchinario, non possiamo neanche assegnarci il sim per lavorare, per l'appunto mancano risorse. Ok, se sono in condizioni ottimali, terranno d'occhio loro comunque le varie strutture e andranno avanti a lavorare. If a specific structure is not placed or is occupied, the sim will stop working and wait for it to be built or become vacant. A yellow icon will appear above the structure, showing that there are no workers. Okay. It's time to find out what everyone in Hell is drinking. Questi c'ha già fame, raga. For now, we will use a metal bucket, which, just like the paper box, meets the needs of the yellow field only. Dobbiamo costruire un secchio di metallo. Time to collect the necessary resources. Do not, you know, the bucket will not just appear. Risorse dovremmo avere. Place it now before you really raise my blood pressure. Va bene, stai calmo, Frank. No, ci manca del metallo. Del metallo che noi andiamo a recuperare qua. Ok, questi due. No, ho detto una cazzata. È il secchio di metallo. Vabbè, allora possiamo recuperare quei due lì. E nel mentre metto un altro a costruire il secchio di metallo qua a fianco. Quindi ogni tot ci spawnano anche i vari peccatori. Aumenterà la nostra comunità di peccatori e nello stesso tempo dobbiamo mantenere aggiornate e ampliare le varie risorse, le varie strutture. Ok. Dunque, dobbiamo costruire qualcosa per il cibo. Ci manca il carbone però. Va, bisogna andare a fanculo a recuperare il carbone qua. Quindi ti obbliga proprio a scavare a manetta. Questa c'ha fame.
Lo so, sorella. Il prossimo passo per l'appunto è costruire una struttura che ci procuri del cibo, ci crei del cibo. Scavate, schiavi maledetti. Beh, ma il metallo è tosto da estrarre. Tostissimo. Poi magari ci sono anche dei sim. Questo è in automatico, sta bevendo. Un'acqua sporca. Quindi l'acqua all'inferno sa di... di letame. Finisce la fattoria della carne. E vai, si va con la fattoria della carne. Quindi cibo, presumo. Ok, produce una deliziosa carne avariata. Calderone, qualsiasi cosa si stia cucinando al suo interno. Momento, sono su cazzi. Odore di carne in decomposizione, ma fornire ai peccatori stanchi una dose decente di calorie per lavorare. Abbeveratoio non è molto elegante, ma i peccatori affamati non sono così schizzinosi. Ok, ma questa la possiamo produrre tipo qua, magari, dai. La fabbrichiamo qua, non produrre. Aumentiamo un peletto. Ok. Là. Ok. Quindi questa funziona in maniera diversa rispetto alle altre strutture che abbiamo visto. Production type structures are the only ones which do not require sinners. It works as soon as it's built. Quindi è automatica la fabbricazione delle risorse. Cycle, there is process. The rest is unchanged. Oh, there are no sim profiles here too. I think you understand the situation. Il ciclo è sempre presente, infatti qua vediamo che va avanti, sono 30 cicli. Ok. Food needs to be processed and delivered as well. We use the cauldron for processing. Giusto. You can cook on it using fire. Giustamente va cucinato il tutto, quindi calderone, abbiamo visto prima di cosa si tratta. Ok, però ci manca del carbone, ancora carbone, che cazzo. Qua ragazzi bisogna fare attenzione alle risorse e procurarne il più possibile. Decorazione, andrà a fare anche una piccola torcia qua, anche se è un tutorial, ragazzi. Ci arriverà la sim? Ok, da quel lato lì ci ha dato cura. Aumentiamo un attimo, così recuperiamo quel poco carbone che ci rimane da recuperare, che ci manca. Okay. Perfetto. Costruiamo il calderone. Cibo, calderone. Lo posso fare qua a fianco? Sì. Perfetto. Tanto qua c'è chi si riposa. Tra un minuto e 48 secondi ci sponerà un altro. Momento, c'è un problema. C'è un problema, raga. Nessun peccatore. Ma questi c'hanno fame, però. Andiamo a lavorare qualcuno qua, va? Ok. Qua dicevo, puoi costruire una mangiatoia, ti permetterà di alimentare i peccatori, ma non sarà efficiente come altre soluzioni più avanzate, ad esempio il ristorante. Tuttavia la possibilità di vederle sono ridotte a zero. Le possibilità di vederle sono ridotte a zero. Ok, quindi si va con la mangiatoia. Altro carbone, che palle. E qua è un po' un bordello, le risorse non è che ce n'è tante. Cioè ce n'è tante sparse parecchio in là nella mappa. E in questa situazione qua rischiamo di perdere qualche sim, raga. Lui c'ha un fame e sete, quindi dobbiamo accelerare. Ok, ragazzi. Dobbiamo costruire l'abbeveratoio. Intanto ho forzato dei sim a fare un po' di risorse, però questa non ne segue. Ok. Scagazzo un po' perché ci serve per fabbricare l'acqua. Comunque, ragazzi, dicevamo. Abbeveratoio. Non si può, oddio, si può piazzare anche qua, però lo piazzerei qua. Ok, aumentiamo un peletto la velocità. Là. The card and the management for the metal bucket is similar to that of cauldrons and paper boxes. Take a look at your own leisure. Listen now. I've just received information from the HR department. They are quite pleased with you. In this case, the final test is upon you. Build the forbidden fruit. D'accordo. Allora, qua intanto abbiamo messo praticamente, ragazzi, uno a lavorare qua al calderone per cucinare naturalmente delle risorse del cibo. È in automatico che i sim affamati andranno a mangiare. Questa sta per schiattare, cosa gli manca? Ah, sanità mentale, cazzo. Forse dobbiamo
possiamo piazzarla qua. Ma non ci va, non ci va, raga. Ne va un'altra. Mi sa che questa la perdiamo. Manca sanità mentale e cibo. Ok, ragazzi. Dobbiamo costruire il frutto proibito, però mi sa che qua perdo, rischio di perdere praticamente tutti i sim. So cazzi. Allora, momento. Ho raccolto un po' di sporcizia perché ci serve per fabbricare il cibo. Momento, momento, quello sta andando sicuro. Ecco qua, uno è morto, ragazzi. Abbiamo perso uno. Ho perso il sim Abel. Ok. Allora, abbiamo uno che sta riposando perché l'ho massacrato con la Vergine di Norimberga. Poi ci servirà un sim. Te zedini qua, vedrai che adesso arriva il cibo. Mangia, mangia, che sono mischiati. Allora, com'è messa Elizabeth? Poi costruiamo il frutto proibito, raga. Ok, affronteremo l'ultima sfida. Costruisci il frutto proibito. Stabilizziamo un attimino i sim, raga. Allora, esci zia. Dove vuoi andare per prima? Ok, questa vuole mangiare. L'importante è che non ci schiattino, ragazzi, così riusciamo a concludere quantomeno il tutorial. Me ne sono morti due, se non sbaglio, due o tre. E anche nel tutorial non è proprio... Secondo me era studiato, per farci schiattare e vedere anche come funziona un attimino il tutto. Intanto questi sta mangiando. Questa qua la possiamo levare un attimo e mettere qua, così produciamo anche un po' d'acqua. Ok, dopodiché direi di decorazioni, no, forse in cibo. Dove cazzo era il frutto proibito? Ok, uno dei pochi regali del paradiso, lo costruiamo qua, perché no, nella zona più bassa possibile. Allora facciamo nutrire a dovere i sim, raga. No, ma perché sta morendo? Ma forse perché aveva sete, quell'altro deve riposare. Ok. Nessuna risorsa, più 5 di carne perché qua ha fabbricato il tutto. Ok. Direi, ragazzi, di aumentare un attimino il tempo, tanto questi li abbiamo salvati. Ok, ragazzi, siamo in costruzione del frutto proibito. You made it. I was skeptical about you, but you did the job. So what can I say? My congratulations, rookie. Ok, congratulazioni, hai completato il tutorial. Vittoria. Ben fatto. Allora, gioca lo scenario prologo, torna al menu principale. Ragazzi, devo dire, niente male, niente male come gestionale, molto simpatico. Ci saranno un sacco di cose nella versione definitiva, intanto direi di tornare al menu principale, più che il prologo. Ok, ragazzi, siamo arrivati al termine e abbiamo dato una primissima occhiata al tutorial di Hell Architect Prologo. Secondo me è un gestionale molto valido. Sarà un gestionale molto valido e nella versione integrale sono molto curioso di vedere quali tipi di torture implementeranno all'interno del gameplay per riuscire a far aumentare la produttività con la sofferenza, appunto, gli inferi. Non è semplice come titolo, secondo me, ragazzi, nonostante che la grafica è come gestito in maniera molto semplice, può portarti a pensare che sia un titolo così spicciolo, nella quale non bisogna fare tantissima attenzione ai vari elementi di gioco. Invece anche nel tutorial, non dico che ho trovato difficoltà, ma ti mette già ti dà già quella sensazione di dover avere gli occhi ovunque per riuscire a perdere meno sim possibili, meno peccatori possibili, perché nel momento in cui collassa, tra virgolette, la comunità, l'inferno va a farsi benedire, usiamo questa metafora qua, raga. E la produttività va a calare, senza torture, senza sim, quindi secondo me un certo livello di difficoltà ce l'ha assolutamente. L'ambiente di gioco è parecchio caruccio, nonché i vari elementi, le varie costruzioni che possiamo inserire all'interno del nostro inferno ideale.
secondo me, ragazzi, potrebbe essere un titolo valido da acquistare per passare delle piacevoli ore di gameplay, anche in maniera rilassata, perché non è un gioco che ti porta a stressarti più di tanto. Quindi non male per Hell Architect. Aspetterò sicuramente l'uscita ufficiale del titolo per vedere un attimino anche cosa c'è in più a questo prologo, e ci sarà sicuramente tanta roba in più da vedere, magari anche insieme. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se vi possa interessare anche un titolo del genere da portare così, magari sporadicamente, giusto per farci qualche partita insieme. Detto questo, ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like e condividete. Ci becchiamo al prossimo video. Ciao!